Susi, Tony era quasi commosso per la vostra prova a tutto cuore, nonostante le grandi difficoltà, uscite dal campo sconfitte, ma non potevate davvero dare di più in queste condizioni un po' rimaneggiate. Sì, sì, è vero, la frase che non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta sicuramente è quella più azzeccata in questo momento, perché noi tutti abbiamo dato il massimo, abbiamo giocato con due ragazzine, di cui una aveva 15 anni, alla sua prima esperienza, quindi possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, e io lo sono di ognuna di loro, perché so quanto abbiamo sofferto in questo periodo, quanto abbiamo lavorato, però sono veramente orgogliosa. Cioè, di certo, vabbè, vogliamo passare il turno, però dobbiamo anche essere consapevoli, insomma, della forza della squadra che abbiamo avuto di fronte. Però siamo a testa alta, quindi diciamo, siamo tranquille che di quello che abbiamo fatto. Ecco. Alla luce di quella che è stata la vostra prestazione odierna, quanto dispiace tutte queste assenze che avrebbero presentato un Italcave con ben altre prospettive? Sicuramente tanto, non so, magari forse con tutto l'organico, tutto questo cuore, tutto questo carattere, non so se sarebbe uscito, no? Però perché magari nelle difficoltà uno cerca di dare di più. Però sì, almeno avere quel paio di cambi in più avrebbe potuto fare la differenza oggi. Però va bene così, dai, purtroppo nel calcio succedono anche queste cose, bisogna stringersi in questi momenti e noi l'abbiamo fatto. E sono veramente orgogliosa di ognuno delle ragazze. Quello che ha colpito è che voi non vi siete gestiti, avete dato tutto dal primo all'ultimo minuto, perché senza una rotazione praticamente, senza possibilità di cambi, avete dato tutto, c'era gente rosso in volto perché non ce la facevate più, ma nonostante questo avete continuato. Questo è un po' il cuore dell'Italcave. Sì, sì, è sempre stato quello, diciamo, che ha caratterizzato questa società in tutti questi anni, perché magari non abbiamo mai avuto degli organici mostruosi, però diciamo col cuore, con la voglia di vincere, la voglia di stare insieme, abbiamo fatto veramente la storia di questa disciplina. E anche quest'anno che siamo uscite quarti di finale, penso che abbiamo dato un esempio di come lottare insieme possa fare la differenza. Poi purtroppo la palla è tonda, oggi siamo state sfortunate anche, diciamo, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, forse ne abbiamo avute più noi che il Montesilvano in questa partita, però vabbè, il calcio è anche questo, pazienza e va bene così. Un pensiero per il Montesilvano vincitore, è una squadra che ha tutto per arrivare alla vittoria finale. Ha dimostrato quest'anno, insomma, avendo vinto, diciamo, il girone all'andata, il girone normale, poi arrivato terzo nel girone gold, ha un grande organico, insomma, può sicuramente far bene. Io faccio in bocca al lupo anche perché ho diverse amiche nel Montesilvano, quindi insomma spero che possano continuare a far bene. Grazie Susi. Niente. Ciao.